Allora, Atalanta-Napoli 1-2. Bella partita, devo dire. Devo dire che ho visto il Napoli bene. Ho visto un buon Napoli, specialmente nel primo tempo. Nel secondo tempo è venuta un po' fuori l'Atalanta e poteva andare avanti. Poi, vabbè, il calcio moderno, sapete com'è. A proposito, io ho detto che Thiago Silva ha fatto una figura di merda oggi. Ho detto nell'altro video che Thiago Silva è uno dei migliori, il migliore al mondo attualmente. Oggi ha fatto una cappella, ragazzi, sul terzo gol del Newcastle, Dio santo. Ha fatto una cappella allucinante sul terzo gol del Newcastle. Anche i migliori sbagliano, purtroppo. E oggi la cappella nell'Atalanta l'ha fatta a carne secchi. È inutile che mi stia a ripetere su concetti che per me, concetti calcistici che qualcuno vorrebbe definire moderni, ma che a me, per me sono delle cagate in vere conte, dei falsi. Sono come lo spettacolo, sono come il DRS in Formula 1. Uno spettacolo fatto sulla mediocrità, sul nulla. Sul nulla. Non c'è abilità. Che abilità c'è nel fare un gol in cui, per carità, bravo il Napoli, ci mancherebbe altro che non debba farli quei gol il Napoli, ci mancherebbe. Che abilità, che spettacolo è quando il portiere regala palla all'avversario, lasciando i due difensori due contro uno, anziché spazzare. E i difensori da solo con due attaccanti, è normale, così me la dà Elmas e fa gol. Peccato, perché è stata una partita bella, tecnicamente valida, però decisa da queste scemenze, del cosiddetto calcio moderno, scemenze che secondo qualcuno sono, ci stanno in un calcio propositivo. No, questo non è un calcio propositivo. Il Milan di Sacchi faceva calcio propositivo alla grande, eppure ste minchiate non gliel'ho mai viste. Ogni tanto sbagliavano il fuorigioco all'inizio. Vedi il 2-0 della Fiorentina di Baggio, Diaz Baggio in due minuti. Ogni tanto sgarravano il fuorigioco, ma ste cagate in vere conte al Milan di Sacchi non gliel'ho mai viste. Non gliel'ho mai viste fare, nemmeno al Barcellona di Guardiola. E vi dirò di più, neanche al Napoli di Sarri ho visto fare certe stronzate in difesa. Raga, evidentemente, sarò io che sono antiquato, non lo so. Fate un po' voi, sarò io che sono antico, sarò io che sono boomer, non lo so, chiamatelo come cazzo volete, però a me onestamente questo tipo di calcio non piace, perché è un finto spettacolo, ragazzi. Lo spettacolo nel calcio è il dribbling, è il duello tra il grande attaccante e il grande difensore, è la giocata, è la punizione di Maradona, quella di Platini, le acrobazie di... cazzo è? Le acrobazie di Van Basten. Quello è calcio spettacolo per me. Le accelerazioni di Ronaldo, il fenomeno di Messi. Quello è il calcio spettacolo. Non le cagate che vediamo. Ma ci stanno, bisogna metterle in preventivo. Ragazzi, ma lo chiamate spettacolo questo? Lo chiamate spettacolo questo qua? Ma che davvero? A parte il fatto che... io certe scemenze solo in Premier League le vedo, e a Donnarumma ogni tanto, tipo ieri. Ma ribadisco, sarò io che sono antiquato, retrogrado, non lo so ragazzi. Fatto sta che è come il DRS in Formula 1. Già chi è più veloce ha un vantaggio oggettivo, più ci metti la mobile che quello davanti non può usare, ditemi voi che forza è, che spettacolo è. E la stessa cosa è questo calcio qua, con l'aggravante che magari in Formula 1 è una cagata da regolamento, che un domani si può sempre modificare, una volta resi conto che in effetti è una cagata il DRS, ma nel calcio viene fatto volontariamente. Allenatori che fanno queste scempiaggini vengono definiti allenatori moderni. Oh raga, a parte tutto, io non ho mai visto una squadra di Guardiola fare queste sciocchezze. Oddio, qualche volta le ho viste fare a Ederson queste sciocchezze al portiere, ma è parecchio che non gliele vedo fare.
è parecchio. Cioè, questo sarebbe il calcio moderno. Guardare il portiere che si mette a fare il coglione con la palla fra i piedi anziché buttarla a 2000 km. Ma io non lo so. Tra l'altro, ma poi sulle seconde palle un terno all'otto. Ah, passarsi la palla in area di rigore non lo è? Preferite perdere palla a centrocampo o perderla nella tua tre quarti o peggio ancora nella tua area di rigore? Ma io non lo so, ragazzi, veramente. Per poi fare cosa? Per poi fare cosa? Attirare l'avversario e saltare la linea di pressing? Tutti questi termini tecnici che non significano nulla, che non significano nulla per davvero, ma che a conti fatti vengono solo racchiusi in una sola parola: contropiede. Contropiede. Attirare la pressione avversaria e poi saltarlo con due passaggi, che cos'è se non contropiede? Che cos'è se non il contropiede? Mamma mia, oh, ragazzi, voi guardatevi i gol di Juve Standard Liegi del Coppa Campione 82-83. Guardatevi il gol di Paolo Rossi, uno dei due gol di Paolo Rossi, che matura con una triangolazione di Boni e che salta la difesa alta dei belgi che si usava allora. Sì, è una cosa che adesso viene fatta tranquillamente nelle aree di rigore, solo che con la demenza senile di farli in spazi più stretti. È normale che sei più soggetto all'errore. Ma vabbè, io sono retrogrado e vabbè, fatto sta che l'Atalanta ha buttato nel cesso 3 punti, cioè no, 3 punti, 1 punto, con un buon Napoli, devo dire. Mi è piaciuto il Napoli di Mazzarri, mi è piaciuto, ho visto bene Kvaratskhelia, È un Napoli che mi è molto piaciuto e stiamo attenti a questo Napoli, stiamo davvero attenti a questo Napoli. Domenica c'è Napoli-Inter, Vi dico una roba, l'Inter rischia molto di più a Napoli che domani sera, l'Inter rischia molto di più a Napoli che domani sera. A parte che domani sera ve l'ho detto, la mia teoria ve l'ho detta, se la Juve batte l'Inter perde con Monza e Napoli, ve l'ho detto, ve lo dico, vi dico come la penso, perché oramai noi ci accontentiamo di poco, noi non si deve vincere, però dai, è stata una bella partita, ora vado 2 minuti qua, poi me ne torno a vedere Milan-Fiorentina magari, non lo so, sinceramente c'è un tempo che fa freddo, sta fuori piglia a piovere, questi hanno già cominciato, sai che cazzo mi frega del football americano a 7, con sto tempaccio, però, tra l'altro il football non lo sto manco più seguendo, perché non ho tempo ragazzi, non ho tempo, io all'inizio qualche video sul football americano l'ho anche fatto. Non lo so, da quando si è ritirato Tom Brady, non lo so, che cacchio. Vabbè, raga. Che vedevo di iscrivetevi al canale.